Prego, Ministro. Grazie, grazie Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli componenti del Comitato per l'invito a riferire su questo importante tema del ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera tra l'Italia e la Slovenia. Come è noto, lo scorso 18 ottobre il Governo ha notificato alle autorità europee e agli Stati membri la reintroduzione appunto da parte dell'Italia dei controlli di frontiera al confine terrestre con la Slovenia e lo ha fatto mediante la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 28 del codice frontiere Schengen. Come sapete la procedura consente agli Stati il ripristino dei controlli di frontiera per 10 giorni che sono poi prorogabili. E contestualmente alla notifica di questa misura, che avrà vigore dal 21 al 30 ottobre prossimi, la Commissione e gli Stati membri sono stati informati sui valichi di frontiera interessati, sulle autorità competenti all'effettuazione dei controlli e sulle modalità della vigilanza. Complessivamente sono stati interessati 57 valichi tra stradali e ferroviari, tutti localizzati nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. E prima di illustrare le ragioni della decisione, ritengo utile ricordare che anche diversi altri paesi hanno reintrodotto i controlli alle frontiere interne con uno o più altri stati dell'Unione per motivi di sicurezza nazionale. Merita inoltre di essere sottolineato che tra i paesi che le hanno reintrodotte vi è anche la stessa Slovenia. Altrettanto importanti sono le motivazioni che sono state poste a base della propria decisione dalle autorità di Lubiana, secondo le quali appunto i conflitti in atto in Ucraina e in Medio Oriente, i recentissimi attentati terroristici in alcuni Stati membri, nonché il crescente attivismo delle reti criminali transnazionali operanti nei Balcani occidentali, aumentano il rischio non solo di sinergie tra criminalità organizzata e terrorismo, ma anche di infiltrazione terroristica dei flussi migratori illegali attraverso appunto la rotta balcanica, rendendo indispensabile ed urgente la reintroduzione dei controlli di frontiera con la Croazia e l'Ungheria da parte della Slovenia ovviamente. Quindi dal punto di vista nazionale i rischi insiti nelle possibili evoluzioni dell'attuale scenario internazionale sono stati considerati da ultimo anche in un'apposita riunione straordinaria del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo del 17 ottobre scorso. Preciso che questo Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo, per chi non fosse noto, è un organismo che opera qui all'interno del Ministero dell'Interno e che mette insieme il raccordo informativo tra le agenzie di intelligence e le forze di polizia. In tale organismo, che è istituito appunto presso di noi, siedono appunto i vertici delle forze di polizia e del comparto dell'intelligence, confluiscono e sono valutate tutte le risultanze info-investigative circa il livello di minaccia terroristica, sia quella interna che quella internazionale, e proprio in vista delle adozioni delle più appropriate strategie di prevenzione e di contrasto. E all'esito della riunione ultima si è ritenuto opportuno un ulteriore innalzamento delle misure di prevenzione e controllo già assunte con particolare riferimento appunto al ripristino dei controlli alle frontiere interne terrestri con la Slovenia. Tra le ragioni che hanno indotto a tale specifica valutazione è emerso l'aumentato rischio di penetrazione terroristica dei flussi lungo la rotta balcanica che per caratteristiche geografiche e di provenienza prevalente dei migranti appare particolarmente vulnerabile. Infatti, oltre alla vulnerabilità intrinseca della rotta balcanica, una complicazione aggiuntiva deriva dal fatto che il già elevato numero di attraversamenti illegali della frontiera lungo la rotta balcanica potrebbe subire un forte incremento in conseguenza dell'effetto combinato del ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte degli stati di area Schengen dell'Europa centrale, ossia la Slovenia, l'Austria, la Polonia e la Repubblica Ceca. In altri termini sussiste un concreto pericolo di effetto domino, nel senso che l'effetto della reintroduzione dei controlli da parte di più Stati crea inevitabilmente un percorso d'ingresso in danno del o dei Paesi che non assumano misure di chiusura. Va peraltro ricordato che anche per la frontiera esterna marittima è stato previsto il rafforzamento del dispositivo già in atto che prevede l'impiego di unità specializzate nella prevenzione del terrorismo impegnate in controlli a tappeto. Rammento a riguardo che stiamo subendo da mesi, come noto, una forte pressione migratoria con oltre 141.500 arrivi via mare rispetto ai 78.300 del periodo corrispondente dell'anno scorso e tengo pertanto però a sottolineare che il governo italiano considera la creazione dell'area Schengen come uno dei frutti più preziosi del processo di integrazione europea. Noi siamo ben consapevoli dell'importanza della libertà di circolazione dei cittadini europei
ovviamente in sicurezza e all'interno dello spazio Schengen, e per questo motivo ci siamo decisi al ripristino dei controlli solo come estrema ratio, cioè perché non vi erano altre misure preventive utili a garantire la sicurezza dell'Italia. Sottolineo, rimarco inoltre che in ossequio al principio di proporzionalità della misura, ogni sforzo è stato fatto per ridurne l'impatto effettivo sulle persone e sul sistema produttivo. E da questo punto di vista le concrete modalità di attuazione della vigilanza e dei controlli sono state attentamente calibrate sulla base dei contesti particolari di ogni singolo valico frontaliero, individuando i moduli operativi aventi il minor impatto possibile compatibilmente con l'esigenza di salvaguardia della sicurezza. Alla data di ieri, che è stato il primo giorno, il secondo per la verità, insomma il primo giorno diciamo lavorativo, sono state controllate 3.142 persone in ingresso sul territorio nazionale e 1.555 veicoli, e l'attività sinora posta in essere ha consentito di rintracciare effettivamente 66 cittadini stranieri in posizione irregolare e di dar luogo a 28 respingimenti e 2 arresti, di cui uno per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e 12 denunce all'autorità giudiziaria. Il dispositivo delle forze di polizia è stato potenziato al momento con 285 unità di operatori delle forze di polizia. Noi siamo costantemente al lavoro per monitorare l'evoluzione della situazione, per valutare sia l'efficacia del complessivo dispositivo di prevenzione messo in atto, sia le misure relative alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. Informo inoltre che il prossimo 2 novembre incontrerò appunto a Trieste i miei omologhi ministri dell'interno sloveno e croato per un confronto approfondito proprio sui temi della cooperazione transfrontaliera di polizia. E quindi in conclusione io vi assicuro che il governo italiano non solo auspica, ma è in prima fila nella sua azione interna ed internazionale per favorire il più rapido ritorno al regime di libera circolazione. Io credo che l'appuntamento a cui faceva riferimento il Presidente del prossimo 7 novembre potrà essere anche per me un'utile opportunità per informare il Comitato anche un po' degli effetti dopo un primo periodo di applicazione della misura, di quelle che sono appunto gli effetti, i numeri che potremmo mettere in campo per un periodo già più significativo, gli effetti sulla circolazione e quindi sul, diciamo anche gli effetti indiretti. Quindi potrò dare in quella circostanza delle informazioni anche maggiori e più approfondite riguardo alla decisione assunta e agli effetti dell'adozione della misura. Grazie.